Prima di tutto spero che il Papa con il suo arrivo porti prosperità al nostro paese, soprattutto spirituale. Ne abbiamo molto bisogno. Marina non vede l'ora di sentire nella sua terra, l'Ecuador, la voce di Papa Francesco in arrivo domenica prossima. Sa bene che le sue parole le daranno una maggiore energia per affrontare la difficile vita quotidiana in Ecuador. Marina, infatti, arriva da uno dei quartieri della periferia sud di Quito, la parte più povera della capitale, e ogni giorno, insieme ad una trentina di giovani provenienti dalla stessa realtà, si sposta verso il nord di Quito per lavorare in uno dei quattro ristoranti chiamati Romolo e Remo, aperti da tre giovani italiani, Giuseppe, Antonio e Cristiana, arrivati in Ecuador per il servizio civile e poi rimasti in questo paese per dare, attraverso la formazione professionale e il lavoro, una prospettiva di vita a tutti quei ragazzi e ragazze incontrati nel loro cammino. Sono venuta 8 anni fa attraverso la FOXIV con il servizio civile. Sono venuta qui perché volevo fare un'esperienza all'estero in un progetto sociale per adolescenti, visto che è il lavoro che ho sempre fatto, lavorare con gli adolescenti. Cristiana, originaria di Rocca Priora, in provincia di Roma, ha portato con sé un importante bagaglio umano e professionale. Poi in Ecuador il servizio civile e l'incontro con adolescenti bisognosi di riscatto le hanno instillato un cambio di rotta. Ho sentito un'energia, un amore da parte dei ragazzi che mi ha spinto a rimanere qui, perché non volevo che rimanesse solo un'esperienza di un anno di servizio civile, ma volevo che fosse la mia vita. Oggi Cristiana si ritrova a condividere le emozioni per l'arrivo del Papa in Ecuador con la piccola famiglia dei giovani che hanno una nuova vita grazie al lavoro nei ristoranti Romolo e Remo a Quito. È molto amato questo Papa, vedo che è molto amato e sono molto, molto ansiosi di riceverlo. È come anche sentirsi un po', non sentirsi abbandonati, e vedere che anche qui arriva una figura come il Papa, che ripeto è una figura molto, molto amata.